è un appuntamento irrinunciabile per i professionisti del settore, oltre ad essere praticamente una tradizione, essendo giunta alla 20ª edizione. Parliamo della Borsa Mediterranea del Turismo, in corso di svolgimento a Napoli. Come sempre, la manifestazione si svolge alla Mostra d'Oltremare di Napoli, il quartiere fieristico della città, a pochi minuti dal centro del capoluogo partenopeo. Uno dei comuni calabresi che stanno prendendo parte all'evento è San Pietro in Amantea, con i suoi prodotti e la sua offerta turistica. Spero con questo qui, da parte della nostra amministrazione, che questo possa fare ripartire il turismo nella nostra zona, cosa che fino ad essere un po' degradata. Noi abbiamo lavorato molto come amministrazione a far ripartire il nostro territorio e spero da tutto ciò possa ripartire. Ringrazio tutti gli espositori che oggi sono qui, che possiamo esporre tutti i nostri prodotti tipici, non soltanto di San Pietro in Amantea, ma del tutto il comprensorio. Spero da qui possa ripartire veramente il mio territorio. A conclusione di questa prima giornata sono contentissimo dei visitatori che hanno visitato il nostro stand. Io ringrazio ancora una volta gli espositori, partendo dalla ricettività che c'è a San Pietro, come, anche se ancora piccolo, spero che vada in espansione a breve, partendo dal Casino della Scala, dove c'è la ricettività, partendo dall'olio di Magnone, finendo ai bucnotti di Sicoli e ai fichi di Colavolpe e a tutto il resto del comprensorio. Io credo che sia positivo affinché possa ripartire il turismo nella nostra zona, non soltanto a San Pietro in Amantea, ma in tutto il comprensorio.